serata speciale nella cornice fantastica del Salone del Cinquecento in Palazzo Vecchio. Il gran galà organizzato dalla Fondazione ANT, l'Associazione Nazionale Tumori Italia. Il tutto per raccogliere fondi a sostegno del progetto di assistenza sociosanitaria domiciliare gratuita per i bambini affetti da terribili patologie oncologiche. Oltre 300 gli invitati ed uno spettacolo presentato dalla nostra Veronica Maffei insieme a Stefano Baragli con musica, balletti e passerella di Madonne Fiorentine. È una serata stupenda, essere in questo salone è incredibile, è il quarto anno che siamo qui, è il quarto anno che io mi emoziono nel momento in cui faccio il passo per entrare qui dentro. La Fiorentina è un nostro grande partner, ci sono affezionati, quest'anno saranno con noi la squadra femminile, la novità della Fiorentina. La Fiorentina maschile prima, speriamo che la partita di domenica facendo i debiti scongiuri vada come tutti noi tifosi speriamo. Dalla Via in Rose, interpretata dalla ballerina internazionale Letizia Giuliani insieme al suo partner Yuri Matrangeli dell'Opera di Roma, alla Florence Sinfonietta con il coro Città di Firenze. Ed ancora balletti della Lyric Dance Company ed una sfilata di moda della Maison Giulia Carla Cecchi. Il vanpensiero è risuonato nella splendida sala insieme alle arie della Traviata durante la cena di gala. Madrina d'eccezione la principessa Mafalda di Savoia. Il posto è meraviglioso, questo salone è veramente incredibile e sono qua per la madrina dell'ANT e sono orgogliosa di esserlo. Comitato d'onore con personaggi eccellenti dagli stilisti Filippo Ricci e Paola Cecchi alla presidente della Fiorentina Mario Cognigni e la direttrice di Italia 7 Isabella D'Antono fino ad Agnese Landini, moglie del presidente del Consiglio Matteo Renzi. È un motivo di gioia e di orgoglio per il fatto che esistano associazioni come questa che fanno della qualità della vita del malato e della famiglia che sta intorno un motivo di interesse e di cura. Cioè, si prendono cura di queste persone al casa loro e questo è proprio un voler curare ogni singola persona per quello che è, per la sua storia e per la famiglia che è intorno e quindi sono molto felice di essere stata invitata. L'intero ricavato della serata, dicevamo, verrà ora utilizzato per sostenere il servizio gratuito domiciliare di ANT che consente appunto anche ai piccoli pazienti oncologici di poter essere curati nel calore della propria casa.